La conoscevo da molti anni, addirittura da 30-40 anni. Conosco pure il marito perché siamo stati colleghi in ospedale, lui lavorava in ospedale e io pure. La moglie era una brava donna che faceva le faccende di casa. Veniva qua spesso, sempre, ogni giorno, mattina e pomeriggio, a prendere il tram per andare in città. A volte andava a piedi, mi ricordo. Ci salutavamo sempre, ciao Franco, ciao Gabriele, e finiva là. E quindi ci incontravamo, vedevo lei che prendeva il tram. Scendeva, attraversava la strada e andava su. Una persona socievole. Poverina, a suo tempo era molto più socievole, però ultimamente, negli ultimi anni, l'ho vista un po' dimagrita, non so se stava bene o se stava male, questo non lo posso dire. Io personalmente ho fatto un esposto anni fa, dicevo anche a lui, alla Procura della Repubblica, ai vigili urbani, alla polizia, per avere controlli, illuminazione, qualche cosa che garantisse un po' di sicurezza. C'è poco traffico, per cui molte persone pensano di poter essere veloci, perché non c'è traffico, dai, andiamo. I pullman, non le dico niente, i camion, passano dei camion che dove andranno non si capisce. Se ne incontrano due, che succede? È pericoloso. Io l'ho vista perché mio figlio si è trovato ad uscire proprio nel momento in cui la coprivano. Mi ha telefonato e sono venuta a vedere, c'era un gran traffico di ambulanze, poliziotti, non so chi. E anche lì l'hanno scoperto un attimo, povera signora. Mo che c'è uscito il morto, forse qualcosa farà.